Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte della mia guida in italiano di Pokémon Oro e Argold, sponsorizzata da Poketown. Oggi andremo a sconfiggere Valerio, il capopalestra di Azzalina, di Azzalina, è il capopalestra che ha i Pokémon di tipo coleottero. E intanto, una volta entrati nella palestra, possiamo già notare che il nostro piccolo Togepi è nato, così proprio di botto. Allora, nella palestra ci sono molti allenatori, e questi qua, insomma, sono i Pokémon che hanno e gli allenatori. Per andare avanti prendiamo il primo Spinarak, cioè una specie di robot a forma di Spinarak che ci porterà dall'altra parte. E questo è il modo per andare avanti. Allora, dopodiché riprendiamo Spinarak, perché possiamo vedere che adesso bisogna premere delle frecce. Allora, non premete la prima che trovate, premete la seconda dopo che siete arrivati da queste gemelle. Dopodiché verrete trasportati dove si trova una leva rossa. A voi basta premere questa leva. E dopodiché potrete andare tranquillamente avanti fino al capo palestra. Ok, il capo palestra, come avevo detto, si chiama Raffaello e ha tre Pokémon. Il primo Pokémon che manderà è Scyther, quindi io per adesso mando in campo Mare, così da poterlo paralizzare, così almeno non può causarci molti problemi. Ok, facciamo partire la sfida. Dunque, come vi ho detto, il primo Pokémon che manderà in campo è proprio Scyther. E le mosse di tipo elettro sono super efficaci. Quindi, a parte che tutto, ho provato a utilizzare la mossa Tuonda così da paralizzarlo. Soltanto che lui utilizza retromarcia e per fortuna si paralizza già da solo. Ok, retromarcia è una mossa che ti permette di cambiare Pokémon e lui intanto manda in campo Metapod a livello 15. Contro Metapod non dovrei avere tanti problemi, dato che non è molto forte l'evoluzione di Caterpie. Però rispetto Pokémon Oro, Argento e Crystal, i Pokémon sono più forti e sono mandati in campo in modo diverso. Intanto gli ho utilizzato la mossa Tono Shock, soltanto che è riuscito a resistere sto disgraziato e con l'abilità muta riesce a ricaricarsi anche, riesce a togliersi il problema di stato e io continuo con Tono Shock. Ok, riutilizzo ancora una volta Tono Shock e riesco a mettergli il KO Metapod. Ora Raffaello, il Pokémon che manderà in campo è di nuovo Scyther. Però per fortuna questa volta è paralizzato, quindi non devo avere problemi. Anzi, li ho perché lui utilizza attacco rapido sul mio Marep e Marep viene sconfitto. Mandiamo in campo il nostro Quilava. Quilava è al livello 19, quindi più forte rispetto a Scyther e quindi posso utilizzare la mossa Braciere, che è comunque super efficace. Purtroppo non gli ho tolto così tanto. E ora senza motivo utilizzo la mossa attacco rapido dove potevo continuare con braciere. Ah, sì, ecco perché. Perché dato che ha la bacca cedro si ricarica se ha la vita gialla. Quindi ora posso ricontinuare tranquillamente col mio braciere. Intanto lui riutilizza ancora attacco rapido. E vabbè, allora. Per fortuna Scyther è paralizzato quindi non riesce ad attaccare. Quindi utilizzo ancora una volta la mossa braciere che è super efficace e Scyther viene messo KO. Intanto il nostro Quilava sale anche a livello 20, imparando la nuova mossa Ruota Fuoco. Al posto di Ruota Fuoco tolgo Azione, perché Fulmine Sguardo mi può servire per indebolire la difesa. Bene, rimane soltanto un Pokémon a Raffaello, e questo Pokémon è Kakuna. Kakuna è sempre un Pokémon tipo coleottero ed è a livello 15, lo stesso livello di Metapod, quindi questa volta io utilizzo Ruota Fuoco, la mossa ovviamente è super efficace e viene sconfitto in un colpo solo. Bene ragazzi, adesso abbiamo sconfitto anche il secondo capopalestra del gioco e poi alla fine potremmo uscire dalla palestra e continuare andando avanti. Intanto riceviamo la medaglia Alveare e inoltre riceveremo anche un MT in regalo, oltre alla medaglia ovviamente. E insomma, questa medaglia ci permetterà di utilizzare taglio fuori, al di fuori dalla lotta e anche i Pokémon fino al 30 ci obbediscono. Intanto l'MT che ci viene regalata è l'MT89 che è retromarcia, la stessa che ha utilizzato Scyther su di noi. Bene, una volta usciti dalla palestra, possiamo continuare verso il bosco di Lecci, soltanto che il nostro rivale farà la sua comparsa. Quel che dovremo fare noi sarà proprio sfidarlo. Eccolo qui. Contro rivale. Tantaram, parte la sfida di rivale. Ok, il primo Pokémon che manda è Gastly a livello 14. Ovviamente io ho mandato in campo Mare perché ho ricaricato al centro Pokémon, quindi utilizzo Tono Shock. La mossa per fortuna gli toglie più di metà vita, soltanto che Gastly utilizza maledizione, lanciandomela così una su di me, che ogni turno mi toglie della vita, però si è fatto KO da solo. Ok,
Dunque, il Pokémon che viene mandato in campo adesso dal nostro rivale è proprio Croconaw. E quindi noi cambiamo Pokémon perché Mare ci servirà ancora, quindi mando in campo Togepi, che è a livello 1. Ok, Croconaw è a livello 18, quindi io provo a utilizzare una qualsiasi mossa, soltanto che Croconaw mi utilizza la mossa Morso e mi fa fuori il Pokémon, ovviamente, dato che era a livello 1. Mandiamo in campo Marep e utilizziamo Tono Shock. Allora, Croconaw mi utilizza Viso Truce, che mi fa diminuire di molto la velocità, però con Tono Shock, che è super efficace, gli riesco a togliere un po' di vita. Intanto Croconaw utilizza ancora Viso Truce, io continuo con Tono Shock, ovviamente. Mi basta ancora un Tono Shock e il Pokémon sarà fatto KO, dato che lui ha utilizzato di nuovo Viso Truce, che non gli è servito a niente, se non quello di farmi diminuire ancora la velocità. Perfetto, anche Croconaw è sconfitto e Marep mi sale a livello 17. La prossima scelta sarà Zubat, infatti l'ultimo Pokémon che manda è uno Zubat a livello 16, quindi a me basta riutilizzare di nuovo la mossa Tono Shock, così da poterlo sconfiggere, soltanto che mi utilizza Super Suono e quindi mi confonde il Pokémon. Però per fortuna riesco ad attaccare comunque e quindi gli rimane ben poca vita, cioè un po' di vita rossa. Ok, riutilizziamo di nuovo la mossa Tono Shock, soltanto che Zubat ha utilizzato Morso, però per fortuna il Pokémon riesce ad attaccare anche se confuso. E noi invece abbiamo sconfitto il nostro rivale, il che sarà molto arrabbiato per la sconfitta, dato che lui odia essere sconfitto da allenatori deboli come noi, soltanto che però l'abbiamo già sconfitto 2 volte. E intanto possiamo notare che il nostro Marep si evolverà in un fantastico Flafly! Yeah, abbiamo un Flafly! Ok, una volta che si è evoluto, e abbiamo anche la seconda evoluzione di Marep, che sarebbe Fluffy, anche lui ovviamente è un Pokémon di tipo elettro. La nostra parte della guida in italiano di Pokémon Oro e Argold, sponsorizzata da Poketown, è finita. Sarà finita. Quindi, ragazzi, spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi e visitate Poketown.net. Il link si trova nella descrizione. Ciao, ragazzi.